Allora mi si connette il capo da remoto, lui vedeva e sentiva, controllava. Diari dalla quarantena transfemminista, un podcast a cura di Non Una Di Meno Milano. In queste mattine molte persone, più spesso donne, si sveglieranno, prepareranno un pacco misto di cibo e vestiti, lo peseranno per essere sicure che stia dentro le norme di peso e controlleranno tutto quello che c'è dentro per essere sicure che sia dentro le norme e lo porteranno in una delle tante carceri lombarde dove da quando è partita l'emergenza coronavirus sono sospesi i colloqui con i familiari o molto ridotti come nel carcere di Bollate dove può entrare solo una persona contro le tre solite. Questo significa che sia le persone dentro sia le persone fuori non avranno occasione di vedersi, rendendo il carcere ancora più chiuso, ancora più impermeabile, ancora più staccato dalla società di quanto non lo sia normalmente e rendendo le persone detenute ancora più isolate. Oltretutto da ieri sono stati anche vietati i colloqui su Skype che invece sembravano potessero essere promessi. E questo nelle condizioni di sovraffollamento e di mancanza di personale medico scarica ancora una volta sulle spalle di detenuti e familiari tutto il peso di una carenza istituzionale. Ciao, sono Grazia, volevo lasciare un messaggio. Dunque, per l'indicazione per gli over 65 di rimanere a casa. Stamattina in giro per il paese comincio a prendere consapevolezza del servizio che gli over 65 in buona salute, soprattutto donne, rendono allo Stato in questa situazione di emergenza. Alla fermata dei pullman ci sono nonni che devono recarsi in città per prendersi cura dei nipoti, a casa da scuola, over 65, soprattutto donne al supermercato che devono correre a casa a cucinare per i nipoti rimasti soli. Parchetti pieni di nonni che spingono carrozzine con neonati. Altro che star chiusi in casa, gli anziani. Sono la risorsa attiva, sono il welfare di questo paese. Mi chiamo Ilenia, ho 34 anni, sono un'attrice e un'insegnante che probabilmente non riuscirà a fare la spesa il mese prossimo. E tutto questo perché il live performing è stato sospeso a causa del coronavirus, i centri culturali sono stati chiusi a causa del coronavirus, i teatri anche e le scuole pure. Di conseguenza... Oltre ad aver saltato gli spettacoli che nessuno mi rimborserà mai finché campo, non posso insegnare a scuola perché le scuole sono chiuse. Io ho un fantastico contratto di collaborazione continuativa che significa che se non lavoro non mi pagano. Di conseguenza io sono a casa a fissare il muro e a pensare al mio stipendio dimezzato. Ora è solo una settimana, ma forse saranno due, ma la cosa ancora più bella è che con il mio contratto di collaborazione continuativa non posso permettermi di ammalarmi e guarda un po', la settimana prima che uscisse tutta questa storia della quarantena in cui ci hanno costretti a vivere, mi sono permessa di ammalarmi per una settimana. Quindi, se estenderanno il decreto per un'altra settimana, per me saranno 3 settimane di non stipendio. Dire che sono precaria è poco. Di conseguenza, quello che sta succedendo va a sbriciolare una situazione già molto fragile. Premetto che io sono una ragazza che vive da sola da quando ha 18 anni, che si mantiene, che non ha una famiglia che le permette di avere un sostentamento in caso di emergenza. L'unica cosa che la mia mamma può fare è farmi una spesa e io a 34 anni sono costretta ad andare a elemosinare una spesa da mia madre.
come Non Una di Meno Milano ci ritroviamo a lanciare questo 8 marzo in un momento molto difficile. State connessi per sapere quello che succederà. Sarà comunque una giornata di lotta per tutte, tutti e tutti.